Si è aperto ufficialmente ieri Faville, Festival delle Arti Digitali, in programma fino a domenica a Pontecagnano, Faiano. Ad aprire l'evento il primo spettacolo di videomapping tenutosi presso la sede comunale di Via Alfani. Successivamente la carovana si è spostata presso l'ex tabacchificio Centola, dove è stato inaugurato il mercatino vintage e le altre attività legate a Faville Festival. Finalmente ci siamo, abbiamo fatto il cut down, ci siamo arrivati al famoso giorno, siamo tutti pronti, emozionati, tesi ma sicuri di fare veramente un bel lavoro e di dare grande emozione alla cittadinanza. L'anteprima, lei ha visto in anteprima le immagini che poi saranno proiettate tra poco e ha detto prima che si è emozionata. Sì, diciamo che ho visto parte dell'anteprima perché il mio caro direttore artistico, il buon Fabrizio Todisco, ha cercato di riservare anche a me la sorpresa, ma per quel poco che ho visto, veramente, credetemi, è una cosa emozionante e proprio fuori dalla realtà. Vogliamo dare qualche informazione ai cittadini, in che modo sarà possibile vedere, a che ora i vari spettacoli? Sì, allora noi partiamo stasera, la prima proiezione alle 19.30, si ripeterà ogni mezz'ora, dura circa 20 minuti e quindi 21, 22 e 23 videomapping. Da stasera alle 19 c'è stato lo start del mercatino vintage nel Centola, molto carino, molto simpatico, stasera si esibiranno i Dixie, ogni sera cambieranno gli artisti, tanti DJ set per la città, tanti artisti di strada ovviamente legati al digitale. 23 concerto finale in Piazza Sabato con la maschera. È stata davvero dura, è stato un lavoro molto intenso e soprattutto i tempi sono stati molto stretti, essendo un'edizione zero non avevamo l'esperienza giusta per poter studiare, poter basarci su qualcosa. È stato bello e sarà ancora più bello perché il bello arriverà domani e dopodomani, dove si entra nel cuore dell'evento. Oggi abbiamo visto solo un'anteprima, abbiamo visto finalmente il videomapping realizzato dai ragazzi in questi mesi e siamo qui oggi dove abbiamo inaugurato la parte espositiva e il mercatino creativo e vintage Stardust.